Assessore Calabrese, il MIBAC ha bloccato i lavori a Piazza del Plebiscito. Sì, ieri mi è giunta patente la notizia di questa sospensione cosiddetta medio tempore dei lavori su Piazza Patente del Plebiscito, operata su sollecitazione del direttore del MIBAC, mi pare, Belle Arti e Paesaggio e Archeologia. Certo, una procedura nuova praticamente in Italia, si ferma un lavoro in corso, chiaramente con danni anche, perché è evidente che le imprese che hanno avuto tutte quante le autorizzazioni, ricordo il progetto è approvato, se il lavoro viene sospeso potranno chiedere danni al comune e quindi in qualche maniera questa cosa intacca, in qualche maniera va a incidere anche sulle tasche dei contribuenti, insomma è un'operazione assolutamente anomala in Italia. Io vorrei un attimo ricordare quali sono state le motivazioni che hanno portato a scegliere quella collocazione di Piazza Plebiscito rispetto ad altre. E la motivazione erano duplici, come ho detto all'epoca, cioè una motivazione di natura legata alla sicurezza degli ambienti e delle persone e un'altra appunto di tutela poi, diciamo, del patrimonio. Mi spiego meglio. Per la realizzazione della tratta metropolitana che collega Chiaia con il municipio, per questioni di sicurezza, è necessario fare un pozzo di ventilazione. Questo pozzo di ventilazione o pozzo intertratta fa sì che, se in caso di incendio, di difficoltà, vengano pompata aria o estratta aria dalle gallerie, appunto per garantire appunto la sicurezza dei viaggiatori. E inoltre serve anche a far accedere, in caso di necessità, far uscire o accedere all'interno ai pompieri, alla protezione civile, insomma, in caso di bisogno all'interno delle tratte della metropolitana. Quindi un'opera assolutamente necessaria per poter attivare la tratta. Adesso, in un primo momento, quest'opera era stata immaginata a Piazza Vente Carolina. Si sarebbe dovuto realizzare a Piazza Vente Carolina abbiamo detto che è un impianto di ventilazione, quindi in testa c'ha un ventilatore, diciamola così, o un estrattore. Per poter mettere questi macchinari abbiamo bisogno di un volume di un edificio, di una cavità artificiale, di dimensioni minime, 10 impianti, 10 metri per 10 metri per 8 metri di altezza. Quindi stiamo parlando di uno scavo di più di 800 metri cubi. Questo scavo si sarebbe dovuto fare in piazza Vente Carolina, soltanto per mettere le apparecchiature. Poi sarebbe dovuto collegare questa stazione, questo scavo, questa camera, alla metropolitana. Ma guarda un po', a piazza del Plebiscito, ai tempi delle LTR, è stata realizzata al di sotto della piazza del Plebiscito una cavità, uno scavo in sotterraneo che ha quelle dimensioni, anzi ha dimensioni ancora maggiori. Scavo, manufatto abbandonato da anni al di sotto della piazza, anzi devo dire, che con fortuna siamo stati anche fortunati che in questi anni non ci abbia riservato alcune sorprese, perché questi manufatti abbandonati sottoterra sono sempre molto pericolosi. Allora la scelta qual è stata? La scelta è stata quella di dire: che cosa facciamo? Facciamo un nuovo scavo o utilizziamo uno scavo che sta già là, abbandonato sottoterra? E mi è sembrato che per la tutela anche della sicurezza delle persone, perché comunque lavorare sottoterra tutto si può fare, gli ingegneri mandano e i fisici, gli scienziati mandano i razzi sulla Luna, le sonde, insomma tutto si può fare. Però è chiaro che si assume sempre un'area di rischio, come quando l'ho spiegato altre volte, è come un'operazione anche alle tonsille. Tu per fare un'operazione alle tonsille fai il consenso, fai una lettera di consenso, perché è chiaro che anche levandosi le tonsille c'è un rischio. Allora perché avremmo dovuto assumere appunto ai cittadini napoletani un rischio che è quello legato alla, seppur minimo, ma comunque c'è un rischio legato alla scavo della camera di ventilazione Piazza Santa Caterina quando ce n'avevamo uno già fatto? Per di più, anche con analisi tecniche che sconsigliavano, comunque dal punto di vista tecnico, geologico, per la presenza di materiali incoerenti, la realizzazione di quell'opera a Piazza Carolina.
Quindi 2 più 2 fa 4 e si è immaginato di utilizzare, si è fatto una delibera in cui si è utilizzato lo spazio di Piazza Plebiscito. Ricordo che tutto questo percorso, è chiaro, è stato un percorso lungo, cioè che tutte queste scelte, il confronto fra queste scelte ed altre localizzazioni, altre erano a Piazza Trieste e Trento, che sarebbe fatto lo scavo e sarebbe anche andata a influire sulla mobilità dei cittadini, sull'organizzazione di tutta quanta quella zona. Comunque tutte queste scelte progettuali sono state sottoposte a un'analisi dei costi-benefici, sono state sottoposte quindi a vaglio tecnico, ma anche a dei ragionamenti con la sovrintendenza. Solo una volta che si è avuto un placet anche così verbale dalla sovrintendenza, si è andata avanti con il progetto, è stato praticamente poi realizzato il progetto e tutto questo, una volta avute tutte le autorizzazioni, il progetto è stato formalizzato in una delibera di aprile di quest'anno. Quindi noi adesso da aprile ad oggi parte il cantiere, quindi è stato pubblicizzato, è stato pubblicato, parte il cantiere e lo si blocca senza alcuna praticamente novità, senza alcuna motivazione. Io spero di poter essere ricevuto praticamente a Roma e di poter insieme praticamente al sovrintendente spiegare, perché non abbiamo nulla da nascondere, le motivazioni che hanno portato praticamente a questa scelta piuttosto praticamente che ad altre scelte. Certo è uno strano, è un esempio del tutto particolare, nuovo in Italia, non, insomma, mi sembra veramente strano che un'opera dell'ente pubblica possa essere fermata dopo che è stata autorizzata, dopo essere stata avviata, dalla, perlomeno si legge sui giornali, da un'interrogazione fatta da due parlamentari, insomma mi sembra un po' eccessivo. Poi non vorrei che a valle di questa situazione napoletana, un unicum, adesso che cosa facciamo? Andiamo a levare le griglie in tutta Italia? Cioè andiamo sulle piazze? Io andrei a questo punto sulle piazze più importanti delle città italiane, a Roma, a Milano, a Torino, dove ci sono tombini e griglie, allora nelle piazze storiche leviamo tutto, perché se tanto mi dà tanto, se crea tanta problemi, io vorrei che tutte le città a questo punto di conseguenza dovrebbero essere pulite. Quindi arriveremo, mi sembra che stiamo arrivando al paradosso di no tutto, insomma, che mi sembra un poco contrario agli interessi dei cittadini. Quindi questo significa che fino a quando lei non sarà ricevuto a Roma i lavori sono fermi? Così sembrerebbe. Però io spero che sembrerebbe, ripeto, con danni, perché è chiaro che le imprese faranno riserve e qualcuno queste riserve le dovrà pagare il comune, dei soldi invece destinati praticamente per altro, quindi con i soldi della collettività. E poi c'è un tema anche con l'Europa, perché noi abbiamo delle scadenze. Uno degli obiettivi del comune era per il 2019 di cercare di liberare la città dal maggior numero di cantieri praticamente possibili, è un obiettivo che ci siamo dati, ma cantieri stradali, cantieri di metropolitana, abbiamo messo su un'operazione di grande intensità, perché questo possa praticamente succedere e poter restituire alla città spazi, funzioni e via dicendo. Comunque dobbiamo spiegarlo anche all'Europa. Diremo all'Europa che se al di fuori di qualsiasi procedura, perché al di fuori di qualsiasi procedura, appunto il MIBAC ha richiesto una sospensione medio tempore di questi lavori, e sono convinto che l'Europa questa cosa la capirà e l'accetterà, quindi senza far pagare ai cittadini napoletani ulteriori sanzioni.